Siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Tireranno fuori cose incredibili e verranno fuori cose incredibili. Sulle banche, sugli istituti finanziari, sui partiti politici, si sta disgregando tutto. Liste finte, liste civetta, liste di magistrati che si mettono lì come foglie di fico a far entrare i vecchi della politica trombati dietro. È una truffa continua all'intellettuale, all'intelletto, al ragionamento, al pensiero. Oltre ad aver truffato un popolo meraviglioso che siamo noi, ci stanno truffando con la semantica, con le parole, col pensiero. Ci stanno facendo marchi, non si sente più la parola antipolitica in televisione. L'antipolitica sono diventati loro, e vedere il PDL che vuole le liste pulite, cioè da toccarsi i marroni. E vedi che sono d'accordo anche questa campana che suona, quindi l'8 per 1000 è d'accordo, quindi, allora voglio dirvi, signori, stiamo cambiando, questa è una piccola, piccolissima rivoluzione di cultura, di civiltà, non politica. La politica si sta disgregando, 169 simboli, 169, migliaia di trombati fanno liste per prendere, arrivare al 4%, prendere i rimborsi elettorali, dividersi, andare in Parlamento e disintegrarsi. Di nuovo, vedrete se queste liste, appena entrate in Parlamento, saranno scilipotizzati, ognuno come corrente andrà per conto suo, vedrete se non è vero. Ed è così che ci prendono per il culo, mettono una persona per bene, un magistrato, mettono il figlio di un eroe nazionale e tu ci vai dietro, ma dietro di loro cosa c'è? E allora questo è un movimento che è nato così per caso, non sappiamo neanche noi cosa abbiamo messo su, ma è il primo movimento, è l'unico movimento politico che vi fa vedere, uno, i candidati qua sopra un mese prima delle elezioni, quindi li potete conoscere, andare a vedere, criticarli, amarli e non votarli. Due, questi candidati sono nella vostra circoscrizione, non sono candidati in tutte le circoscrizioni d'Italia prendendo per il culo milioni di italiani che vanno a votare. Va bene? E qua dentro non ci sono persone, qui non ci sono grandi atleti, campioni olimpionici, figli di politici, magistrati o capitani di industria, qui ci sono delle persone normali, persone come voi, avvocati, ci sono dottori, ci sono commercianti, ci sono agricoltori, benissimo! E noi abbiamo votato online, c'è la televisione francese, un secondo, la televisione francese, un secondo, in avvenire, tutte le televisioni del mondo sono venute, tutte le televisioni di mondo, compris? Allora, vengono perché sono rimasti sotto shock, abbiamo fatto le elezioni online, nessuno ha mai fatto le elezioni online, e abbiamo fatto questo veramente con una democrazia dal basso, ma veramente, e da casa mia, io ho votato che ho 65 anni, quindi non venitemi a dire che l'online, andare in rete per il pensionato è impossibile, andate a vedere chi è in rete dopo mezzanotte, tutti i pensionati non dormono, sono lì a cliccare l'ultimo farmaco, allora, signori, io da casa mia ho preso i miei candidati della circoscrizione Liguria, me li sono guardati, 25, ho visto il curriculum, ne ho votati tre, una professoressa madre di tre figli, ho votato un precario di 22 anni e un ingegnere, e per la prima volta ho l'orgoglio di dire, uno, che noi abbiamo presentato tutte le liste in tutte le circoscrizioni d'Italia, due, che ci ha messo i bastoni fra le ruote fino all'ultimo minuto per non far votare i nostri connazionali all'estero e siamo riusciti a farli votare tutti nonostante il boicottaggio dei consolati. Una cosa meravigliosa, non abbiamo speso e chiesto un euro a nessuno. Quattro, il 60% che andranno in Parlamento, se deciderete di farlo, di votarli, il Movimento 5 Stelle, e questo lo dico con una gioia nel cuore pazzesca, sono donne, va bene? E allora qua vedi che quando il voto è libero, si votano le donne. E la quarta cosa, non sono donne con i siliconi nelle labbra e il calcestruzzo nel culo, cioè,
sono donne che lavorano, sono madri di famiglia, sono donne che tirano su una famiglia. E io voglio sentir parlare di economia una che ha levato, tirato su 3 figli in queste condizioni, che sa molto meglio l'economia del primo dei ministri di queste finanziarie che ci hanno spolpato la vita. Qui è megalomani, megalomani, c'è la televisione francese, al mio 3 vi dovreste gridare megalomani adesso, va bene? 1, 2, 3, megalomani! Questo è per gli francesi. Allora qui vedete della gente incensurata. Io ho questo ruolo di garante, io non sono candidato, io non faccio nulla per questo, per la poltrona entrare in Parlamento. Ci mancherebbe, ho 86 procedimenti penali, ce n'ho 20 più del nano, il nano che zompa da un canale all'altro, ma anche in trasmissioni incredibili. Ho visto Santoro andare in una trasmissione di Berlusconi, ho detto ma che cosa, è una battuta questa, Santoro che va in una trasmissione, è grossetto, sono così, non c'è, parlo con la televisione francese, a Livorno avrebbero riso come dei matti. Allora vanno lì, vanno a parlare di liste pulite, vanno a parlare di dimezzamento dei compensi ai parlamentari, è troppo tardi, fanno del marketing. Noi, io sono venuto a parlarvi non delle proposte, cioè io sono venuto a parlare delle cose che abbiamo fatto, le abbiamo già fatte. Noi siamo così un movimento che non c'è, non puoi guardarlo come un movimento politico, un partito politico. Noi siamo un'epidemia, dal punto di vista epidemiologico devi vederci, siamo un virus, non ci sono concentrazioni di forze, c'è una forza distribuita tra queste persone qua che ho l'onore di conoscere stasera, perché te ti vedo per la prima volta, te anche, te ti ho conosciuta l'altra volta, tu sei l'avvocato di Firenze e quei due non li conosco. Questa è la grande storia, che non li conoscete neanche voi, ma li potete conoscere andando a vedere chi sono un mese prima. Se non è questa una rivoluzione, che cos'è? Che cos'è? Ma la prima, quando mi dicono protesta e non proposta ancora oggi, questi ometti, questi magistrati, io avevo un'ammirazione per quell'uomo lì, magistrato in Groia che si sta candidando. Ma secondo me i magistrati per andare in politica dovevano primo lasciare la magistratura, poi devono passare 3 anni per lasciare decantare un po' le loro conoscenze e poi darsi alla politica, perché così fare da specchio a queste liste, le coppiette, sai come funzionano le coppiette? Ma siamo oltre il porcello. Le coppiette vanno in lista in tutte le circoscrizioni d'Italia, in tutte le regioni ci sono, in Groia in tutte, come Berlusconi. Sono in tutte le circoscrizioni. Tu vai a votare nella tua circoscrizione, non so, in Lombardia, e voti, non so, gente che vota in Emilia-Romagna. Se vai a vedere i primi 2 della loro lista, c'è in Groia, in Emilia-Romagna, e poi c'è un ragazzo d'oro che è Giovanni Fania, che glielo consiglio ed è secondo in lista. Poi vai in Lombardia, primo c'è sempre in Groia, secondo c'è sempre questo ragazzo d'oro, Giovanni Fania. Va bene? Allora tu voti, ma sai già che in Groia non verrai eletto né in Lombardia né in Emilia-Romagna, ma verrai eletto in Sicilia. Sai già che Giovanni Fabia sarà eletto in Emilia-Romagna, però si candidano in Lombardia. Allora quello che candida, che vota quella lista lì, vota in Groia, ma in Groia è candidato e eletto in un'altra città e in un'altra regione. Ma è possibile, perché? Perché sanno già che i 2 principali non ci sono e non saranno eletti, ci mettono il terzo che hanno già deciso loro. E chi è il terzo in Lombardia, dato che i primi 2 non possono essere eletti perché sono eletti da altre parti? Di Pietro, perché li mettono dentro, tutti i vecchi si riciclano, vanno dentro. Noi non lo facciamo così, noi siamo un'altra cosa, ci credete? E l'avete detto, noi facciamo quello che diciamo. Io ho 65 anni, sono rinato con questa cosa qui, perché condividere un progetto con tanta gente così mi ha dato una forza che mi sono buttato nello stretto di Messina. E ho attraversato a nuoto lo stretto di Messina, ti comprò, di lasciare così, se può fare una cosa così. Allora io sono andato, ci ho messo 20 minuti meno del traghetto, sono arrivato di là e ci siamo presi la Sicilia. Primo partito in Sicilia, non ci credeva nessuno. E allora
che cosa hanno fatto i 15 deputati parlamentari del Parlamento siciliano? La prima cosa, quello che abbiamo sempre detto, primo, non hanno preso rimborsi elettorali, secondo, hanno preso il loro stipendio di 20.000 euro al mese, l'hanno decurtato del 75%, e il 75% non l'ha messo di un conto gestito dalla regione ma controllato da loro per fare microcredito alle piccole e piccolissime imprese della Sicilia, agli agricoltori, ai piccoli imprenditori. E passano poche cifre, vogliamo vedere l'esempio, noi diamo un esempio, noi siamo gli unici che rifiuteremo se dovessimo entrare in Parlamento con queste proiezioni, 100 milioni di euro, non li prendiamo 100 milioni di euro, e voi capite cosa ho dovuto patire io per dire di no a 100 milioni di euro che sono di Genova. No, non potete capire, solo a Livorno capiscono questo. Allora, siamo di fronte a qualcosa di diverso, aiutiamo la piccola impresa, lo stiamo già facendo. Il comune di Parma è entrato al Movimento 5 Stelle, si è messo parte civile perché c'è stata una ruberia di 1 miliardo di euro, 1 miliardo di euro, tutti i comuni sono indebitati, lì c'era quasi 1 miliardo. Hanno denunciato, sono andati alla procura, forse anche merito nostro, finalmente la procura si è mossa e hanno arrestato il sindaco precedente e hanno arrestato quelli che erano a capo della multi-utility che gestiva acqua, gas, rifiuti, che è la IRE. E questo lo dovete anche a noi, e hanno preso 3 milioni di euro già sul conto del comune a questa gente qua, sequestrando beni, e li metteranno lì all'asta e il ricavato andrà ai parmigiani, forse è anche merito nostro, forse. E allora mi monto la testa, ci montiamo la testa, questo è un cambiamento, ci credete, l'ultimo treno, questo è un paese che se n'è andato, la piccola e media impresa deve essere messa lì, siamo in emergenza, signori. Nessuno deve ammazzarsi perché perde il lavoro, nessuno deve ammazzarsi mentre fai un lavoro, nessuno deve cercare tutta la vita un lavoro, basta. Facciamo un reddito di cittadinanza, facciamo sopravvivere la media impresa, piccola e media impresa. L'abbiamo fatto, l'abbiamo messo in Sicilia. Dammi un po', Pietro, dammi la piccola e media impresa, questo, dammi gli occhiali, me li sono dimenticati, un paio di occhiali qualsiasi, tanto abbiamo. Grazie. Lui è Salvatore, lui è un ingegnere elettronico. Noi stiamo andando in onda non solo con tanta gente sulla piazza così, ma abbiamo una piazza adesso collegata via internet sulla cosa di quanti? Quasi 4.000 in più a questa piazza qua, 4.000 che ci seguono da tutto il mondo. Guardate che ci sono dei casi, delle cose che sono commoventi, ci mettiamo a piangere io e Salvatore. Ci arrivano gente emigrata che sono andati via a lavorare, ci stanno scrivendo, se li mandate via torniamo tutti in massa, parliamo della gente più bella che ha lasciato questo paese. E la prima cosa che faremo, a casa tutti, fuori. Populista, questo è populista. Allora al mio tre, c'erai tre per favore, al mio tre, populista, per favore. 1, 2, 3, populista! Allora, noi lo stiamo già facendo. Allora, noi abbiamo pubblicato una serie di problemi della piccola e media impresa. Se avete delle idee come piccoli imprenditori li mettete, ce lo venite a dire. Allora, pagamento dell'IVA sulla fattura incassata. C'è già la legge, pensate un attimo, c'è già la legge. Però i commercialisti fanno finta di niente perché si rompono i coglioni a tirare fuori le fatture una per una. Bene, pagamento, attribuzione del Made in Italy solo alle aziende che producono in Italia. Basta questa truffa del Made in Italy fatto all'estero. Guardate che noi siamo il secondo produttore di olio del mondo dopo la Spagna. Noi produciamo, siamo i più grandi produttori di olio del mondo e siamo i più grandi importatori di olio d'oliva del mondo. C'è questa, non so come chiamare, schizofrenia. Arriva tutto l'olio lampante dalla Spagna, quello lampante, mischiato al nostro, ci mettiamo il nostro bel timbro Made in Italy e se ne torna all'estero con un euro in più al litro. Basta, noi finanzieremo e detasseremo solo le vere aziende Made in Italy e non le faremo chiudere perché crediti dallo Stato in pagamento entro 60 giorni,
ci sono aziende che chiudono perché lo Stato non le paga. Lo Stato deve alla piccola e media impresa 80 miliardi di euro. C'è gente che chiude per eccesso di credito perché non riesce ad avere i suoi soldi. Accorpamento e semplificazione degli adempimenti fiscali. Accorpamento e semplificazione del fisco. Abbiamo 350.000 leggi, la piccola impresa è tassata al 71%, l'imprenditore ci mette 32 giorni del suo tempo, un mese del suo tempo per poter pagare le tasse e non sbagliare. Basta questa cosa qui. Bene, diminuzione graduale della tassazione sul reddito di impresa con adeguamento alla tassazione europea, saranno i più tassati d'Europa. Bene, defiscalizzazione degli investimenti, investi nella tua impresa, non ti tasso perché la tua impresa deve andare avanti. Chiusura, questo ci vuole, chiusura, lo diciamo a tutti da anni, lo diciamo da... chiusura di Equitalia, chiusura. Demagogia, qui è demagogia, questa è demagogia. Allora il mio tre demagogo, per favore, uno, due, tre, demagogo, chiusura. Chiusura, nessuna piccola impresa deve chiudere in Italia, non esiste che un agricoltore, quello che ci darà da mangiare per i prossimi 10 anni, possa essere chiuso, basta, la casa è un bene sacro e se lo dice ancora una volta il nonno vado lì e gli strappo le orecchie, allora non si può pignorare. È un bene sacro la prima casa, sacro come il rene, il cuore, i polmoni, e il comune agirà volta per volta e caso per caso per identificare chi evade e che invece non ce la fa, perché in Francia se dimostri che non ce la fai e non paghi le tasse, se no chiudi, lo Stato ti aiuta, qua ti fanno chiudere, va bene? Sconti contributivi per assunzioni di giovani under 35, se assumi ti tolgo un po' di tasse sui contributi, assumi i giovani ti tolgo un po' di contributi, eliminazione dell'IRAT, una tassa sui costi, non sui ricavi, più assumi più ti paghi l'IRAP. Defiscalizzazione dei redditi nei primi 2 anni di impresa, ma è normale, tu hai questi redditi, i primi 2 anni vai avanti, reinvesti, non ti tasso. E poi una cosa interessante, le imprese devono entrare nelle università e insieme agli universitari fare degli stage per promuovere il lavoro dei giovani qua. Ma signore, è demagogia, è populismo, è antipolitica, e allora in nome del lavoro hanno fatto uno scorcio, si sono mangiati il paese, il Monte dei Paschi di Siena era una delle più belle banche del mondo e più antiche del mondo, con delle proprietà incredibili, allora adesso c'è un casino, chi sono i colpevoli? Mussari è un colpevole, Mussari è uno che non sa neanche fare un bonifico in banca, allora i colpevoli sono la fondazione, la fondazione che ha smembrato una banca e nella fondazione c'erano i DS e il PD da 20 anni, quindi i dirigenti del PD degli ultimi 5 anni devono fare chiarezza, voglio una commissione. E qui come mettiamo? Eretico, voglio la commissione, eretico il mio tre, 1, 2, 3, eretico. Ma signore, si sono mangiati il paese, questi qui devono andare via tutti, destra, sinistra, centro. Rutelli ha detto una cosa incredibile, non c'è più il centro, si è accorto. Ha detto io mi prenderò un anno sabbatico per riposarmi. Ma per riposarti da che cazzo? Non hai fatto una mazza tutta la vita. Allora, quello là che sale in politica insieme a Fini e Casini, sale in politica. Questa gente che non sa cosa rispondere, dice il contrario, è tutto il contrario di tutto. Siamo in guerra, siamo entrati in guerra in questa mancanza di governo che abbiamo oggi, siamo in guerra alleati con i francesi, facciamo la logistica ai bombardamenti dei francesi del Mali, ai Tuareg e ai musulmani del Mali del Nord, io non lo so come mai siamo arrivati lì quando abbiamo un articolo della Costituzione che ci vieta di entrare in guerra, ma cambiano le parole, ci fregano con la semantica, sono missioni di pace perché non ci va l'ONU. Noi facciamo la logistica ai missili francesi sui Tuareg, cioè puntiamo i loro caccia per bombardare in forma chirurgica,
Allora gli diamo le coordinate, le coordinate per i missili francesi, sui Tuareg le coordinate devono essere 41 gradi, 54 primi latitudine nord, 12 gradi e 28 primi longitudine est. È leggermente un pochino più a sud, è una grande città capitale, e dentro questa città c'è un luogo del nulla. Non succederà nulla se bombarderanno lì. Parlo del nostro Parlamento italiano. È fantastico, è fantastico. Questa gente che dice delle cose, dice che noi non siamo professionisti, dice che noi non abbiamo esperienza per andare a governare un paese. Loro ce l'hanno avuta. Sono in televisione a dire i rimedi dei casini che hanno fatto loro. Ce l'hanno avuta loro. Che pensieri hanno questa gente qua? Cosa vuol dire fare il parlamentare oggi? Il parlamentare oggi schiaccia un voto elettronico, sì o no, in base a una direttiva di partito. E non sanno quello che fanno. Dammi gli occhiali. Salva. Vi leggo cosa fa oggi. Vi leggo questo omino che arriva lì e adesso fa un movimento e dice che alcuni punti li condivide. Monti sta dicendo, io ho paura di questa gente qua. Monti sta dicendo che condivide alcuni punti del Movimento 5 Stelle. L'ha detto. Ma io, questo qui è un esorcista, stai attento. Questo è Padre Nelli. Questo qui potrebbe fare qualsiasi cosa, dire il contrario di tutto. Il redditometro ha detto che abbasserebbe le tasse, lui! Il redditometro non lo vorrebbe togliere. Tutti che non sanno chi ha messo il redditometro, ma è pazzesco! Berlusconi ha detto no, io no. Bersani ha detto che cos'è? Gargamella? Il redditometro è uno studio di settore sulla tua famiglia, fatto adesso, è da sconclusionati mentali. In un momento di crisi, di abbattimento dei consumi, ti metti a indagare e tu devi fornire l'onere della prova di come hai speso i tuoi soldi. Chi te li ha dati un mese fa? Tuo nonno, tua zia? Quanti erano? Dove li hai messi? L'onere della prova aspetta a noi, l'onere della prova aspetta a loro. Non voglio dire come devo spendere i miei soldi, sono loro che devono dirci come spendono i nostri soldi. E qui come siamo? Qualunquista, l'abbiamo già detto? Allora questo è qualunquista puro. Allora, dato che c'è anche Mediaset, qualunquista va bene. Al mio 3 qualunquista, 1, 2, 3. Qualunquista! Perfetto, ora sono a posto tutte le televisioni. Allora, i francesi chissà che cazzo pensano di chi sono io. Allora, vi faccio vedere che cos'è oggi. Questo omino che arriva, dà le dimissioni da solo, si scioglie da solo, si toglie la fiducia, se ne deve andare, non se ne va, è costretto dalle banche a fare un movimento. Ci hanno messo i bastoni tra le ruote fino all'ultimo giorno, non vi sto a dire la tragedia per raccogliere le firme. Va bene, questo qui dice, qualsiasi governo verrà dopo di me, ha detto, dovranno fare e accettare il patto di stabilità, la legge finanziaria che abbiamo già fatto, in concordato con l'Europa, hai capito? Queste sono le elezioni democratiche in Italia. Lui c'ha la sua agenda, il Movimento 5 Stelle c'ha la sua agenda, se noi ci votate andiamo su, faremo la nostra agenda, non di quello di Monti e delle banche straniere. Va bene? Presunzione? Megalomani? Ma che cosa? Presunzione di che cosa? Questi bisogna analizzare dal punto di vista psichiatrico, uno che fa un lavoro in Parlamento, che deve votare cose che non capisce, perché la politica è la complessità. La politica ci hanno convinto che deve essere complesso, 350.000 leggi, la parola deroga espressa 70.000 volte, queste parole che non capisci ti fregano con la semantica, i rimborsi elettorali e i finanziamenti diventano rimborsi, l'inceneritore diventano termovalorizzatori, il pubblico e il privato non c'è più nessuna differenza, ti fregano con le parole, basta. E allora vi leggo io un pezzettino solo del patto di stabilità, la legge di stabilità, la vecchia finanziaria di padre Merri. La legge finanziaria 2013, ma sentite, e loro vanno a votare questo. Senti, guardate, non mi invento niente, è questo. Questo è veramente il paradigma di un mondo che non deve più esistere. Allora, un esempio. Questo è il comma, è l'inizio del comma 11, l'articolo, il titolo è, già il titolo,
finanziamento di esigenze indifferibili. Al fine di finanziare interventi di natura assistenziale in favore delle categorie di lavoratori di cui gli articoli 24, 14 e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 numero 214 6,2 ter del decreto legge 29 dicembre 2011 numero 216 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 numero 14 21 del decreto legge 6 luglio 2012 numero 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 numero 135 ieri sera la legge è stata approvata. Io l'ho studiato col mio, l'ho studiato questi comma, sono andato a vedere cosa volesse dire, questi comma che fanno, l'ho studiato col mio avvocato, doveva venire il mio avvocato qua a spiegarla, ma adesso è in analisi. Che cosa vuol dire? Che il comma 5 che modifica il comma 7 della legge del 2014 è nascondere l'evidenza, nascondere i soldi, dove vanno a finire, questa è la loro forza. Trovano 2 miliardi e 2 per la TAV, per far passare merci che non ci sono più perché c'è una crisi mondiale delle merci, i 2 miliardi e 2 li trovano e poi togliono col comma 5 che modifica il comma 7, 400 milioni all'università, c'è 1 miliardo e 2 alla sanità, prendono l'IMU, c'è tutta questa storia qui dietro, trovano soldi per comprare 2 sommergibili, gli aerei da guerra e adesso la sinistra dice, ma gli aerei da guerra no, e chi li ha votati? Chi l'ha votati? Non ci crediamo più, non ci crediamo più. La politica è semplice, è la cosa più semplice vicina all'intelligenza e alla semplicità. Vogliamo capire e noi metteremo delle persone che faranno capire. Noi metteremo delle persone e la prima cosa che vogliamo fare è parlare con un altro linguaggio che non hanno neanche i giornalisti, ragazzi. Perché le domande che mi fanno, c'è cioè questo di Ballarò, quell'altro di cosa, come si chiama? Quello del giornalista, quello. Come si chiama? Ma no, quell'altro proprio. Non mi viene il nome perché io li ho tolti proprio dal mio immaginario. Vespa. Io quando passo negli autobus che vedo il gruppo di Vespa, li copro sempre per la cultura della regione. Copro sempre il libro di Vespa. Questo che io lo chiamavo chi striscia non inciampa. Chi è carino, no? Lo mandiamo in Australia, chi sa. È una vecchia battuta che non dico più. Però questa gente qua non ha ancora capito che il linguaggio è cambiato. Con chi ti allei, con chi non ti allei, vai lì col 20%, non ce ne frega nulla. Noi vogliamo cambiare la società, è un movimento di civiltà, non di politica. Signori, qui siamo di fronte a qualcosa, dobbiamo fare un piano di emergenza, le parole e le domande devono essere fatte con parole, tipo comunità, senso di solidarietà, nessuno deve rimanere indietro, dobbiamo fare una rete di emergenza immediatamente, c'è la gente che non ce la fa più, basta discorsi, immediatamente, caso per caso. Ma è incredibile, i soldi dove li prendi? Reddito di cittadinanza, tutta Europa ce l'ha, tranne noi e la Grecia. E oggi mi sento dire il segretario del PD che va in televisione e dice abbiamo avuto un'idea, il reddito di cittadinanza, ma è pazzesco! Però per prendere quel reddito lì devi essere cittadino del PD. Allora, è diverso. E basta le spese elettorali. Ha detto noi oggi abbiamo deciso di spendere per la nostra politica come affissione, come spese pubblicitarie, solo 10 milioni di euro. Solo 10 milioni, cazzo! Solo 10 milioni. Ne prendono 180. Però ne spendono solo 10, però non dicono che gli altri 170 dovrebbero restituirli indietro, no, ne spenderanno solo 10. E allora guardate cosa succede, le facce, questi faccioni appesi, in queste città meravigliose che splendono di arte, di capolavori, di cultura, coprire questi muri con questi faccioni grigi, 6x7, l'Italia che vorrei, io con voi. Finalmente noi con voi, ma perché?
sono minacce e sono tutti e sono manifesti che paghiamo noi, ma la cosa incredibile sai qual è? Che i rimborsi non hanno ancora preso. Quindi come fanno ad avere i soldi per stampare i manifesti e fare le affissioni? Vuol dire che le banche anticipano i soldi in previsione dei rimborsi elettorali. A te non ti danno una lira, a loro gli anticipano i rimborsi attraverso la loro banca, perché il PD è una banca! Va bene? Allora, reddito di cittadinanza, io sono stufo di sentire lavoro, lavoro, lavoro. Sotto questa parola è diventata oscena, si muore sul lavoro, 600 morti all'anno, si muore cercando lavoro, si accetta qualsiasi lavoro. Io voglio un reddito di cittadinanza per 3 anni, a chi perde il lavoro, chi lo cerca, abbia 3 anni, almeno che possa sopravvivere con 1.000 euro. Metteremo negli uffici, quelli del collocamento, metteremo le persone per bene, la rete, la trasparenza, ti verrà offerta 3 volte un'offerta di lavoro. Se non accetti perdi il sussidio come in tutta Europa, ma almeno non muori, almeno non ti umili, non vai a fare il minatore nel Sulcis a 1.200 euro al mese, non vai a laurearti con master ad Harvard a fare del call center a 400 euro al mese, ci devono andare i figli della Farnera a 400 euro al mese. Questa cos'è? Antipolitica. Questa è antipolitica. Al mio 3 antipolitica. 1, 2, 3. Antipolitica! Perfetto. Allora. Sono preoccupati per questo. Sono preoccupati perché arriveremo anche lì, caro. E allora i soldi. Buffone. Sei un buffone, una ruffa popoli, prometti cose, gridi, non hai programmi, dove li trovi i soldi? Guardate che se fosse venuto un signore e ci avesse detto siamo falliti, dobbiamo fare un'emergenza, i soldi li troviamo, non partiamo dall'IMU, non parliamo da queste cose qui, dai pensionati, dagli handicappati, dalla sanità, dall'università, partiamo a prendere i soldi, li prendiamo. Togliamo i rimborsi elettorali, sono 3 miliardi, sono qualche miliardo, i rimborsi elettorali. E allora ti dicono, ma noi come facciamo a fare politica senza soldi? Fate come il Movimento 5 Stelle. Come dovete fare? Ma vi do questa notizia, per esempio. Noi facciamo quello che diciamo, ma l'abbiamo già fatto. Noi abbiamo firmato tutti, ma da anni, che non prendiamo i rimborsi elettorali. E se andassimo dentro, avremmo diritto ai 100 milioni che vi ho detto prima, non li prendiamo. Quindi noi dimostriamo quello che siamo. E allora dove prendiamo i soldi? Partiamo con un sacrificio del popolo italiano per 5 anni, 10 anni, dovremo soffrire, ma soffriamo tutti insieme, nessuno rimane indietro, un reddito di cittadinanza è diverso, e i soldi li prendiamo da sopra e veniamo man mano giù. Allora prendiamo la presidenza di Oguaglione, la presidenza della Repubblica di Oguaglione ci costa 242 milioni l'anno, è un po' carino. Cioè, 3 Maserati, ma prenditi una 5, non ci entri neanche col piede una Maserati. Abbiamo la Banca d'Italia che doveva vigilare, era l'organo di vigilanza del Monte dei Paschi, eccola qua. E allora che senso ha queste istituzioni se non essere solidari alla corruzione endemica di questo paese? Porco caro, hanno 1.700 dipendenti e cosa fare? Cosa faceva il capo della vigilanza della Banca d'Italia, la signora Tarantola, che adesso è presidente della RAI, organo che dovrebbe essere super parte, doveva vigilare. Questo è veramente, veramente stiamo affrontando qualche cosa di incredibile, quello che sta succedendo. Bene, e prendiamo lì, prendiamo per esempio 98 miliardi, 4 finanziarie, 98 miliardi di euro elusi ed evasi dalle tasse con le slot machine da parte dei concessionari dello Stato, in combutta con la mafia, questo bisogna dire, perché la mafia non spaccia più coca, guadagna più sulle slot machine. Non ce l'abbiamo i soldi, togliamo rimborsi. Doppio incarico, vitalizi, pensioni dopo 35 mesi te lo storni,
prendiamo le province e le aboliamo sul serio, non questa farsa Livorno con Pisa, Pisa Livorno, via le province, via, non c'è nessun Movimento 5 Stelle dentro le province, non ci siamo mai candidati per le provinciali, perché noi le province le vogliamo abolire, potremmo prendere 11 miliardi e li mettiamo lì, possiamo accorpare i comuni sotto i 5.000 abitanti e mettiamo qualche miliardo lì, dove lì? In una banca di Stato, regolata dallo Stato, dal Presidente prossimo della Repubblica, che faccia microcredito alle imprese, che faccia il reddito di cittadinanza con questi soldi. Togliamo 400 milioni che ci costano i nostri in Afghanistan, che non sappiamo che cosa stanno facendo. Togliamo queste cose, sommergibili, guerre, cose. Ma stiamo scherzando? Ma ci sono, e tolgono i soldi all'università, alla sanità. Io voglio che qui si ripristini una cosa che è scomparsa veramente. E io non credevo che giungessimo a questi punti. Io rivoglio vedere lo Stato in Italia, uno Stato che metta delle regole, uno Stato italiano, non c'è più, uno Stato che si riprenda la scuola, la sanità, l'acqua pubblica. Io voglio uno Stato che si riprenda le concessioni delle autostrade date ai Benetton a 1.300.000.000, le ha fatte mio padre le autostrade e pagate mio padre. Io voglio le concessioni di Telecom, la dorsale deve essere nostra, perché con questa gente qua SPA siamo al 60° posto come velocità di download, sono più veloci i download tunisini che noi. Io voglio una bella nazione fresca, una nazione che abbia una rete che funzioni, noi siamo un prodotto di rete, noi abbiamo bypassato le televisioni, i giornali, anzi contro l'avevamo, come vi spiegate questo successo? Solo con la rete, vuol dire che ci andate tutti in rete, vuol dire che avete un nipote che ci va, che sta facendo scomparire i giornali e la televisione, e le persone che sono nate in televisione scompariranno con la televisione! Cazzaro? Vabbè, allora Cazzaro, vabbè. Al mio tre Cazzaro, uno, due, tre, Cazzaro! Questa è un po' volgare. Allora, io vi dico una cosa. Li mandiamo via tutti per prima cosa. Abbiamo bisogno di respirare. Fuori tutti. E prima di mandarli via, una piccola e leggerissima indagine fiscale. Ma leggera. Invece che redditometro, un politometro. Andiamo a vedere, abbiamo gli ingegneri, siamo pieni di ingegneri informatici, stiamo già facendo dei software, ma è semplice, basta collegare dei dati. Patrimonio del politico quando è entrato in politica, patrimonio del politico quando esce, e se quello che ha guadagnato non è congruo, me le ridai indietro. Si riprendono i loft, i palazzi della provincia, della regione, li mettiamo all'asta e nessuno deve rimanere indietro. Sono queste le cose su cui puntiamo noi. Allora, ma dobbiamo respirare, se noi metteremo, io non sono candidato, non sono candidabile, non mi è mai neanche passato nella mente di andare in Parlamento, ma mi ci vedete, faccio una funzione di garante, io ho un simbolo che è il mio, perché voglio controllare chi entra e controllo quattro semplici cose di buon senso, che siano incensurate, questi sono incensurati, che non siano iscritti a partiti o a movimenti, che non abbiano fatto più di due legislature e che siano residenti nel posto dove vogliono andare ad amministrare, queste quattro cose. Poi queste persone le conosco qua, io do un po' la mia immagine, dedico un po' del mio lavoro agli altri, quello che vi consiglio di fare, a me dicono ma chi te lo fa fare, cosa c'è dietro, il GP Morgan in Casaleggio, cosa c'è dietro, dove guadagni la pubblicità, il blog, dove guadagni? Ecco, sono i francesi, porca puttana. Ho sbagliato mica la latitudine, guarda un po'. Allora, basta un grado, arriva qua. Almeno. Cos'è? Allora, sono i nostri amici americani che ci proteggono. Allora, questo è un rumore del caso, perché cos'è? Sono la base americana, sì, cioè, ma loro guardano un po' e controllano. Io sono contento. Invece di fare basi americane, io preferirei che facessero delle università. Io voglio bene agli americani, ma non con le basi americane. Oh.
ma siamo sempre stati, e la gente non sa che ce ne sono 98, non 7, 98, tra logistica, uffici, relazioni. Il MOS, quello che vogliono fare in Sicilia, che è una serie di parabole che stanno bloccando un aeroporto finito che è Comiso, non possono atterrare a Comiso perché mandano delle onde elettromagnetiche a livelli di 2 giga, perché pilotano i droni dalla Sicilia per bombardare dall'altra parte del mondo con delle paraboliche così. Gli aerei non possono passare perché interferiscono, quindi la Sicilia ha un aeroporto bloccato, è dentro una sugaraia protetta dall'ambiente, vogliono fare queste parabole e noi diventiamo un settore a rischio. Là diventa la Sicilia un settore a rischio. Io non voglio, io voglio cambiare una visione della politica in un altro modo, voglio guardare avanti, voglio sapere come si muoverà mio figlio fra 20 anni, come cosa avverrà, come si muoverà, che tipo di energia. Non riesco a parlare con nessuno di questi incompetenti, o se essere ladri sono incompetenti, che è una binata tragica. Non sanno cos'è un giga, non sanno cos'è la rete, non sanno cos'è un download. Il nano è andato in televisione, ha detto, l'ho letto su Google, ha detto Google, non Google, Gogol, che ha scritto le anime morte, la storia della loro vita. Questi over sono dei over, non sono né morti né vivi, sono lì nel limbo che galleggiano grazie ai mezzi di informazione e si ripresentano. Dio mio, io perché l'ho fatto? Perché potevo farmi il pensionato, potevo stare lì, mi avete fatto vivere benissimo per 41 anni, avete pagato il biglietto, io mi ho fatto divertire, si vede, ma mi avete dato di più di quello che io meritavo forse, e mi sento in dovere di contraccambiare qualcosa, porca puttana, e questa gente qua non sa, non riesce a capire, perché non riesce a capire che qualcuno può fare qualcosa per un altro senza avere un ritorno economico, ed è questa la forza che ci unisce. E allora io farò le mie tournée, farò una parte del mio lavoro, verrà retribuito perché è giusto che il lavoro sia anche retribuito, ma una parte del mio lavoro la dedico agli altri, a loro, a fare conoscere loro, a voi. E vi consiglio di fare questo a voi, ognuno di voi. Ognuno di voi deve dedicare una parte del lavoro agli altri. E questa è la nuova fase. Sei un dentista, un agricoltore, un commercialista, un architetto, una parte del tuo lavoro agli altri, rischiando qualcosa. Non abbiamo più niente da perdere. Questo è un treno che passa adesso. Li mandiamo tutti a casa e tiriamo un respiro di felicità, di un sogno in comune. È meraviglioso. Quando un sogno, tu hai un sogno, una visione, ed è condivisa da milioni di persone, è la chiave di essere felici, perlomeno felici. Se no cosa facciamo? Ci scagliamo tra noi, tassisti, farmacisti, vecchi, giovani, immigrati, gli italiani, facciamo questo. Dobbiamo sentirci parte di qualcosa, che questo qualcosa potrebbe essere attraverso il movimento di queste persone che sono voi messe lì, che adesso io mi scuso con voi, veramente, perché io sono veramente un cialtrone. Sono un cialtrone perché mi approfitto del tempo che dovreste avere voi. Ma veramente, non mi rendo più conto, io parlo, in casa mia non mi sopporta più nessuno. Io quando esco devo aggredire qualcuno, lo sai, vado in treno apposta per trovare dei passeggeri inermi. Loro pensano, e questi qui girano con le scorte. Padre Merlin è andato col treno, Monti è andato col treno, da Roma a Milano per iniziare la campagna a Bergamo, con 17 persone di scorta che sono costate 116 euro a biglietti. Hanno 17 persone di scorta. Io non ho nessuno di scorta. La mia scorta siete voi. Grazie. Ora vi posso far parlare un attimo dall'estero. Guarda, lui arriva dall'estero, poi parlate voi. No, vieni. No, lui è un ricercatore con un dottorato di Parigi. È venuto, vuole dirvi due cose, le dirà in Eurovisione. E due parole veloci. Dai. Allora, si può votare anche all'estero? Siamo riusciti a completare, nonostante tutti i casini che non vi racconto, tra gente che si è spostata da Bari, abbiamo recuperato firme di italiani che...
che risiedono all'estero, che però stavano qui in vacanza, grazie a tutti quelli del Movimento 5 Stelle di Bari, di Napoli, di Roma, tutti ci hanno aiutato, tutte le circoscrizioni estere hanno portato le firme, siamo l'unica lista che è riuscita a mettere le firme, le altre sono PD e PDL. Per favore, il mio sogno è che a queste elezioni dall'estero facciamo il 100% del Movimento 5 Stelle. Vi chiedo una cortesia, ognuno di voi dedicasse 5 minuti, cercasse tra i suoi amici persone all'estero, gli raccontasse il Movimento 5 Stelle, noi abbiamo le preferenze. Devo dire due cose? Sì, allora, qui il EU, il EU la televisione francese, il EU, e parti? Allora, lo dico a Sky TG24, allora. Prima devo dire due cose che mi hanno detto di dire, la prima è di guardare qui dentro se non mi si vede, perché il Meetup Europa mi sta dando consigli su cosa devo fare, non dimenticare di dire il mio nome, Massimiliano Gambardella della circoscrizione estero, e non dimenticare di dire il nostro sito dove ci potete trovare tutti, www.movimento5stelle.eu. Per favore dite ai vostri amici di andare sul sito, di conoscerci, di mandarci le mail, perché adesso abbiamo le preferenze. Possono scegliere, si sono dimenticati di fare il porcellum all'estero. Adesso vi lascio ai vostri candidati locali, vi chiedo solo una cosa, al mio 3 se potete dire grazie a tutte quelle persone che hanno fatto 650 chilometri per andare a firmare a Santiago del Cile o hanno preso un treno per fare 800 chilometri per andare a Tokyo a firmare, hanno fatto di tutto, per favore al mio 3 grazie e grazie anche a loro e a voi, 1, 2, 3, grazie! Presentatevi, nome e cognome, quello che fate, dite quello che volete per la vostra nazione. Buonasera Grosseto, sono Emanuele Perugini, 36 anni, sono un vigile del fuoco e abito qui a Grosseto. Grazie. Volevo farvi una domanda, quanti di voi sono stati contattati per i sondaggi elettorali, per queste trasmissioni che vengono poi proposte in televisione? Nessuno. È vero, perché vengono usati da queste persone, personaggi a questo punto, per farvi capire che va in un'altra direzione, ma il vostro pensiero è un altro e lo state dimostrando qui stasera riempiendo una piazza che normalmente rimane mezza vuota per qualsiasi cosa. Ricordiamoci che la sovranità appartiene al popolo, lo dice il primo articolo della nostra Costituzione ed è importante riprenderci questo importantissimo punto della nostra Costituzione. Dobbiamo lottare per questo. Sarò breve con questo, qui vorrei concludere. Nella nostra provincia e non solo in tutta Italia stanno nascendo gruppi, nuovi gruppi che stanno lottando per le piccole cose che tendiamo molto a cambiare. Faccio alcuni esempi qui locali, abbiamo la Miata, abbiamo Gavorrano, abbiamo Piombino e tanti altri stanno nascendo. Dategli una mano, non lasciateli soli. E il 25 ovviamente, 24 e 25, votate il Movimento 5 Stelle. Grazie. Buonasera a tutti, sono Chiara Gagnati, ho 31 anni, sono laureata in agraria. Lavoro in un negozio di elettronica e sono mamma di due bambini. Quello che vorrei sottolineare è la politica come semplicità, perché fino ad oggi ci hanno convinto, hanno cercato di convincerci che la politica era complicata, dovevamo guardarlo dall'esterno e stare a guardare la ricaduta negativa che aveva sulle nostre vite. Invece il Movimento 5 Stelle ha dimostrato che la politica è semplicità, sono i cittadini semplici, i cittadini normali come me, come voi, che devono fare la politica. E dobbiamo riprenderci questa democrazia, dobbiamo riprenderci le cose che sono nostre, perché non vogliamo cose complicate, vogliamo la partecipazione, vogliamo la trasparenza, vogliamo riprenderci i servizi pubblici. Come mamma io spero che la scuola sia riqualificata, sia una scuola pubblica, perché la stanno privatizzando. La scuola adesso è stata vista come...
la scuola è stata vista come un costo su cui tagliare. E invece dovrebbero capire che la scuola, l'istruzione, la ricerca è un bene, un valore su cui investire. Perché se investiamo sulla ricerca, sull'istruzione dei nostri figli, investiamo sul futuro, investiamo sulle persone. Quindi Monti, con la legge di stabilità del 2013, ha riconfermato 223 milioni di euro per le scuole private. Ora mi chiedo, ma questi politici che ci governano sanno cos'è la scuola pubblica? Sanno che nelle nostre scuole manca la carta, la carta igienica? Che vengono a chiederci dei soldi proprio noi genitori? E io quando provo rabbia quando mi chiedono i soldi, ma non per il contributo in sé, ma perché mi chiedo dov'è lo Stato, se paghiamo le tasse e poi nelle scuole manca veramente tutto. E mi chiedo quanto è stata benefica la politica per aver impoverito così tanto l'istituzione scolastica, e non solo l'istituzione scolastica. E poi provo ancora più rabbia quando poi dall'altra parte continuo a vedere che dilapidano risorse enormi in opere inutili, e la cosa che mi fa più rabbia è che prendono soldi pubblici senza nessuna responsabilità, senza nessuna coscienza. Quindi mandiamoli a casa questa gente. Salve, io sono Laura Boppici e sono candidata al Senato, sono di Carrara. Posso dire una cosa, questa ragazza era balbuziente fino a qualche mese fa, sta studiando e sta avendo dei miglioramenti stratosferici, quindi non è un'emozione. Grazie, scusa se l'ho detto perché sei meravigliosa. Ormai lo sanno tutti a livello nazionale, facciamo un movimento dei balbuzienti a Roma e li mandiamo a casa tutti, sul serio. Allora, io sono analista contabile e penso che il fatto di entrare in Parlamento noi come persone comuni abbiamo una visione totalmente differente da quello che hanno loro, nel senso che noi siamo abituati a vivere, a andare a fare la spesa, a far quadrare i conti. Loro no, loro spendono soldi che sono nostri e non hanno nessun ritegno per come noi ce li guadagniamo e veramente ce li sudiamo. Loro stanno lì, si spendono i nostri soldi e se li spendono tra loro, non è che li spendono per noi. Come abbiamo visto, la sanità è stata tolta ormai, cioè pochi servizi stanno rimanendo. Se uno ha bisogno di un'analisi, ha mesi, mesi di coda, non c'è la possibilità di curarsi, si rischia di morire. Perché se per sei mesi tu sei in coda e hai bisogno di un'ecografia perché stai male, rischi di avere una malattia grave che poi diventa incurabile. Quindi è meglio prevenire che curare. Se ci sono i soldi e la sanità e tu fai la prevenzione con degli strumenti appropriati, spendi anche meno. È inutile spendere dopo. Spendiamo bene. Abbiamo pochissimi soldi, se noi riusciamo a gestirli per bene, come siamo abituati in tutte le famiglie italiane, che ormai siamo all'acqua alla gola, ogni tanto la ingoiamo, riusciamo a risalire in quest'Italia, a far ripartire l'economia e a uscire da questo buio che ormai ci opprime. Noi come attivisti ogni giorno ci impegniamo in ogni attività che può essere il recupero dei rifiuti, la strategia rifiuti zero, l'ecologia. Ogni passo che noi possiamo fare è un contributo che diamo a tutti. Io vi chiedo di partecipare a qualsiasi incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle, di attivarvi, di alzare ogni tanto quel culo dalle poltrone e andare veramente a riprenderci le nostre cose. Cioè noi siamo persone normalissime, comunissime, dobbiamo mandarli a casa. Questa è la nostra terra, è casa nostra e loro devono uscire ora. Grazie.
Ciao a tutti, sono Marco Baldassarre di Arezzo, ho 28 anni, faccio l'operaio, sono un tecnico elettronico. Avevo scelto di dare le mie adesioni alla candidatura qualche mese fa quando mi è arrivato delle mail per decidere se volevo o no presentarmi alle parlamentari per un semplice motivo. Io ho 28 anni, vivo da 8 anni con la mia ragazza, a volte pensiamo come sarebbe quando avremo una famiglia. Chi alla mia età, quando ci facciamo una domanda, comunque voglio fare una famiglia, vogliamo lasciare l'Italia così ai nostri figli, è questo quello che vogliamo lasciare, o vogliamo fare qualcosa per poter veramente cambiare le cose? Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, noi lo stiamo facendo, ci avete messo voi qui in questa, tutto questo è grazie a voi, noi ci mettiamo la faccia, saremo i vostri portavoce, faremo da tramite tra le istituzioni e voi, però dovete farlo anche voi. Voi dovete starci dietro, dovete dirci cosa fare e come farlo. Dobbiamo rimboccarci tutte le maniche, ma non come detto Persani, sul serio però stavolta. Voglio parlare dei finanziamenti pubblici ai giornali. I giornali si intascano ogni anno milioni e milioni di finanziamenti grazie a partiti che lo permettono, perché i partiti vivono grazie all'informazione sbagliata che viene fatta tramite i giornali e viceversa. Nel 2013 sono già stati stanziati 120 milioni delle prese dalle nostre tasche, dalle vostre tasse e dati ai giornali che fanno disinformazione. Intanto non ci chiedono sacrifici, politiche, lacrime e sangue, intanto soldi per dargli ai giornali di partito ci sono sempre. Tutto qui. Quindi... Grazie. Niente, voglio dire solo questo, aboliremo i finanziamenti pubblici ai giornali e basta. Anche l'ordine dei giornalisti, che l'abbiamo noi nel mondo e basta. E poi questi giornali che fanno le campagne per il lavoro minorile e cercano il lavoro, la tragedia del lavoro che non trovano i giovani, andate a vedere cosa guadagna un precario in un giornale come il Corriere, Repubblica oppure Libero, andate a vedere cosa gli danno, 5, 10, 15, 20 euro ad articolo, può vivere uno così? Allora è chiaro che no, uno che fa e guadagna 10, 20 euro ad articolo non va a vedere le fonti del suo articolo, fa un articolo così, poi fa una smentita, fa la smentita della smentita, fa tre articoli e vive. Ecco come vive l'informazione di questa gente qua. Scusate, dai che scalpiti, tu che sei un ragazzino, ma... So. Ragazzi, io sono un ragazzino perché ho 2 anni meno di lui, ma potevo fare le stesse cose che faceva lui, starmene a casa, a godermi una pensione, invece sono qui e ci metto la faccia. Bravo! Una cosa, 3 cose importanti che ritengo importanti, perché qui a Grosseto, dato che ci si conosce tutti, ci si viene a dire, ma voi sull'acqua, sui trasporti, sugli inceneritori cosa pensate? Ecco, allora io lo voglio dire ai comitati. Uno, sull'acqua, noi siamo è la prima nostra stella del Movimento 5 Stelle. Ci siamo fatti un mazzo tanto per raccogliere le firme e quando andremo in Parlamento saremo coerenti. L'acqua sarà ripubblicizzata e anche la gestione. E saranno tolti i profitti. La mobilità. Ci dicono tante volte siete contro le infrastrutture. Non è vero. Noi siamo contro le truffe. E che si chiamino TAV, che si chiamino Ponte sullo Stretto, ma che si chiamino anche nel nostro territorio Tirrenica, dove c'è la Monte dei Paschi, dove ci sono le coppe rosse e ce la rubano e noi non la faremo rubare. Terza cosa, inceneritori e discariche. PD, PD-L, Monti, sono tutti inceneritoristi. Fanno i loro comodi per far fare i comodi ai loro amici, siano essi da Monte dei Paschi, siano da altre parti, Marcegaglia, Veolia, Iren. Poi arriva un Pizzarotti qualunque e l'Iren, i vertici vengono decapitati. Il nostro progetto chiaro è uno, è rifiuti zero. Un mondo senza inceneritori e senza discariche. E vi dico e concludo con questo, che i ragazzi di Piombino sono quelli che applaudono e i ragazzi di Follonica stanno organizzando sabato
con Paul Connett, con un autofinanziamento perché ci paghiamo tutto noi, domenica, sabato pomeriggio a Follonica e domenica mattina a Piombino, insegneremo agli amministratori che non verranno cosa significa rifiuti zero. Grazie ragazzi. Guardate, dice a Follonica, io mi sembra l'anno scorso, due anni fa, ero andato a vedere delle case popolari. C'erano 20 palazzine con 20 appartamenti ognuno, case popolari. Un piccolo imprenditore ha fatto quella casa lì, l'ha fatta con biomateriali, mettendo le pompe di calore, perché voi sapete che la Toscana vai giù 50 metri, c'hai 15 gradi, tiri su 15 gradi, pompa di calore, pannelli e sei autosufficiente. Questo piccolo imprenditore di Follonica fa questo lavoro qua, vado a vedere i lavori, vado a vedere le pompe di calore e dico, cazzo, facciamo un filmatino e lo mettiamo sul blog. No, mi dice no, perché mi boicotterebbero, qui il sindaco sono contro, tutti contro di me, perché qui vogliono l'allacciamento al gas, se per le case popolari, certo, ma come l'allacciamento, qui ti puoi fare l'energia che vuoi. Infatti hanno fatto, ha continuato, ha vinto la sua battaglia quel piccolo imprenditore, ha fatto questa casa popolare di 20 appartamenti, ha speso esattamente come gli altri, che sono stati fatti con metodi tradizionali, ha messo la pompa di calore, ha fatto un contratto con l'Enel per garantire ai 20 appartamenti 4 kW di corrente, se c'era buio, se c'era piove, dipende dal clima, 4 chilometri garantivi l'Ene. Bene, nel primo anno di gestione di case popolari, l'amministratrice che ha amministrato questa casa e questo condominio ha detto che nella sua vita non era mai successo, perché quella palazzina lì di gente popolare, case popolari, aveva guadagnato 17.500 euro in un anno solo con i pannelli solari. Questa è la realtà che esiste, scusate questa breve, scusami. Buonasera, io sono Alessandro Tenuzzo, un attimo lì, scusate, candidato alla Camera dei Deputati, ho 34 anni, sono massaggiatore e naturopata e ultimamente mi sto cimentando anche nella realizzazione di un cortometraggio sul precariato con dei miei amici collaboratori validissimi. E cosa posso dire? Beppe direi che è stato più che esauriente in quelli che sono i concetti che io appoggio, e i miei compagni del Movimento 5 Stelle direi che hanno detto altrettante cose interessanti e giuste. Io posso aggiungere soltanto una cosa, io penso che sia giunto il momento per tutti gli italiani di riprenderci democraticamente il nostro paese, riprenderlo in mano. Bravo! Penso che il nostro paese sia da, diciamo, bisogna toglierlo dalle grinfie, diciamo un po' come avrebbe detto il grande De André, di questi quattro banditi. Un attimino, scusate. Sì. Di questi quattro infamoni, briganti, cornuti, papponi e lacchè. E concludo. Concludo dicendo, votiamo tutti insieme, in massa, veramente, votiamoci, il Movimento 5 Stelle, e riprendiamo il futuro che stanno cercando di toglierci, che ci vogliono rubare! Grazie! Che sostanza hai preso, cioè. Ripenso a farti massaggiare da questa qua. E adesso ho l'onore di presentarvi, anzi si presenta, un agricoltore, perché abbiamo parlato, è bellissimo. Grazie, io sono Paolo Micarozzi e sono candidato alla Camera dei Deputati. Sono un agricoltore e come agricoltore voglio dire che esiste l'agricoltura in Italia e noi agricoltori dobbiamo rialzare la testa, perché purtroppo nessuno ci ha considerato mai per quello che facciamo. Porca miseria, voglio proprio dire, volevo fare una piccola introduzione ma non ce la fa perché sono molto arrabbiato. Nessuno ci rappresenta.
ci dicono addirittura che non produciamo, quando abbiamo pagato sanzioni all'Europa per troppo quello che si produce. Dopo ci hanno messo il set aside per la miseria, per vedere se ci mettono in cassa integrazione. Ma noi duri siamo resistiti e siamo andati avanti. E tuttora ci danno conto. Che cosa voglio aggiungere? Quello che è successo qui è perché purtroppo ci hanno tolto la libertà di stare sul nostro territorio e di gestire il nostro territorio. Vedete quello che succede, le alluvioni, le siccità, perché non ci danno la possibilità di gestirlo in modo come tutti gli agricoltori fanno, perché noi siamo i custodi dell'Italia e del territorio italiano, che è la miseria. E allora, di farla finita, io mi sono stancato di queste gente che stanno dentro i palazzi e guardano fuori la campagna e dicono guarda è bel prato verde e non sanno neanche che quel verde che vedono è sintetico, porca miseria. E non aggiungo altro perché sono troppo arrabbiato, potrei dire qualche cosa di brutto. Sì, buonasera a tutti, io sono Maurizio Giuntoni, sono ingegnere, mi sono occupato da 32 anni di ambiente e di ecologia, ho insegnato all'Università di Pisa tecniche di rilevamento ambientale e acustica applicata. Sono candidato al Senato, sono di Carrara e volevo fare un piccolissimo ragionamento. Sia la nostra provincia quest'anno che quella di Grosseto è stata una provincia interessata da una pesante alluvione. Noi abbiamo avuto due alluvioni nell'arco di 15 giorni, ad Albinia è successo un disastro. Ci hanno raccontato sia gli amministratori locali che quelli regionali che era colpa del tempo perché è piovuto troppo. Non è vero, è colpa della loro incuria del territorio, perché il territorio va salvaguardato. L'agricoltore, il proprietario del terreno, il bosco, la comunità montana dovrebbero ricostituire un controllo sul territorio e da questo territorio nascerebbero delle sostanze, un'economia che potrebbe rialimentare anche l'occupazione. Faccio un piccolo esempio. Nel territorio della provincia di Massa Carrara ci sono 2,5 milioni di ettari di bosco. Ogni ettaro di bosco ha a terra circa 10 tonnellate di legno. 10 tonnellate di legno moltiplicato per 2,5 milioni di ettari danno un patrimonio di legname che non serve tagliare le piante, che potrebbe dare una risorsa economica per tutte quelle persone che oggi invece sono magari a casa a non fare niente. Il reddito di cittadinanza significa questo, che ogni giovane possa avere la possibilità di scegliersi un lavoro, se uno vuol fare lo storico, se uno vuol fare l'architetto, se uno vuol fare il contadino, che abbia la possibilità di essere retribuito per andare a fare qualcosa che servirà a tutti noi. E questa è la nostra economia, quella di cui dobbiamo rimpossessarci. Pensate che per esempio ci sono dei condomini, non so, a Milano, a Torino, dove i pensionati raccolgono le bottiglie di plastica che sono in PET, le separano per colore, tolgono i tappi e con il ricavato delle bottiglie di plastica recuperate ci pagano tutte le spese condominiali del condominio. È una cosa semplicissima che potremmo fare. Questa è l'economia che noi vogliamo e di queste cose ce ne sono mille. Per esempio pensate alla detassazione dei biocombustibili, cioè di potermi produrre per conto mio un gasolio utilizzando l'olio di frittura. In Inghilterra vendono per 1700 euro una macchina che mi permette di fare 50 litri in 3 ore di gasolio che posso tranquillamente mettere nella mia automobile. Per quale motivo io non lo posso fare? Perché ci sono le accise e c'è una legge che non mi permette di farlo. Se ogni singolo cittadino avesse la possibilità con una legge di poter fare una cosa del genere, entrerebbe in concorrenza con le multinazionali del petrolio e il prezzo del petrolio cadrebbe. Queste sono le cose che noi come Movimento 5 Stelle vogliamo impegnarci a fare. Sono cose semplici e che darebbero un respiro a tutta quanta la nostra economia. Grazie. Ora,
se guardano lui e prendono il pezzettino dell'olio fritto che vuoi fare combustibile e lo mandano in onda, ci fanno passare come scemi. Ma ha detto delle cose straordinarie, però il concetto di energia non è un concetto di come fare l'energia, l'energia è intelligenza, noi facciamo 4 volte l'energia che potrebbe bastarci, 4 volte di più, l'energia la compriamo di notte, la trasformiamo di giorno, la rivendiamo il giorno dopo al doppio, facciamo energia con qualsiasi cosa. Io voglio che lo Stato si riappropri del concetto di energia e faccia un piano ventennale. Io voglio che in 20 anni ci sia una legge che scrive entro 2050-2060 tutta l'energia del petrolio sarà trasformata con le energie rinnovabili. Voglio l'energia da rinnovabili. Come fare? Con le tasse. Io detasso il lavoro e metto le tasse a chi consuma molta energia e chi consuma meno molta materia. Noi possiamo fare e dobbiamo fare le cose con una metà energia, metà materiali e metà lavoro. È questa la politica della Germania, la politica della Svizzera, parlare di cose concrete, efficienza energetica, tecnologia e cambiamenti di stile di vita. Dobbiamo fare un passaggio culturale nelle nostre teste. Scusate se mi sono permesso, prof, chi è che conclude? L'avvocato. Questo è stato uno dei primi del Movimento 5 Stelle, fa l'avvocato a Firenze. E io, guardate, ma se noi mettiamo in Parlamento queste persone, ma io sono commosso. Un pompiere, un agricoltore che va in Parlamento, ma vi rendete conto cosa stiamo facendo? Vi rendete conto che il mondo hanno dei presidenti che facevano gli agricoltori? Il Brasile si è risollevato dalla miseria con un ex sindacalista, un operaio e una signora che ha fatto la resistenza che adesso è presidentessa del Brasile, è stata anche in carcere e sai cosa ha fatto dato che è stata in carcere, ha provato il carcere? Ha dato nelle carceri brasiliane, ha detto chi legge un libro e mi dimostra che ha letto un libro sconta una settimana di pena. Sono queste le persone che dobbiamo mettere nel nostro Parlamento, gente che ha vissuto una vita reale. Scusate. Buonasera a tutti, sono Alfonso Bonafede, sono capolista alla Camera per la circoscrizione toscana, faccio parte del Movimento 5 Stelle dal 2006 e nel corso di questi anni ho visto un piccolo sogno diventare una bellissima realtà che provano quotidianamente a ignorare, dicono che non abbiamo un programma, dicono che non abbiamo proposte, invece abbiamo un programma stupendo e delle proposte concrete come avete visto. Sono le stesse proposte che già abbiamo fatto qui in Toscana sulle problematiche regionali e che porteremo anche a livello nazionale. Vi faccio qualche esempio. Abbiamo portato avanti a proposito del risparmio della politica, abbiamo studiato lo stipendio medio di un consigliere alla regione toscana, abbiamo raccolto 8.000 firme, le abbiamo portate in regione e abbiamo chiesto che con una piccola riduzione del loro stipendio ci potrebbe essere un risparmio per la regione toscana di 4.5 milioni di euro all'anno. Queste sono proposte concrete che portano un'incidenza migliorativa della società immediata. Io mi occupo di diritto, mi piacerebbe poter far entrare in Italia, così come è previsto nel nostro programma, la class action, di cui in pochissimi parlano. La class action permetterebbe a tanti cittadini di far valere tutti insieme i loro diritti contro chi detiene i poteri economici più importanti. In questo modo migliorerebbe anche il servizio, perché se siete in autostrada e viene tutto un tratto chiusa e c'è un disservizio per tutti, sanno che tanto ciascuno di voi non farà mai singolarmente causa all'autostrada e quindi sanno che quel disservizio se lo possono permettere. Quando invece ci sarà la class action in Italia, questo non accadrà più. E in Italia c'è un articolo nel codice del consumo, è prevista l'azione di classe, che però è inapplicabile, non è riuscita ancora ad essere applicata perché è fatta apposta per non essere applicata. E un'ultima cosa, sulle grandi opere inutili. Io a Firenze ho avuto la possibilità di studiare il sottoattraversamento dell'alta velocità, una opera assolutamente inutile che sventrerà il sottosuolo di Firenze per 7,5 km. Ebbene, abbiamo lottato, abbiamo fatto denunce, abbiamo fatto segnalazioni e sono
e nello stesso tempo abbiamo fatto proposte, perché non sono solo degli studi che portano un risparmio per tutti, ma permettono anche a professori universitari di portare avanti proposte alternative. E a Firenze i professori della facoltà di architettura hanno dimostrato che lo stesso passaggio poteva essere fatto al posto di spendere più di 2 miliardi di euro con 300 milioni di euro. Ovviamente le istituzioni sono state in silenzio, abbiamo continuato a fare denunce e adesso, una settimana fa, l'avrete sentito anche voi, la procura ha bloccato, ha sequestrato la talpa, e sono le solite storie italiane in cui i materiali che stavano per utilizzare erano, secondo la procura, materiali scadenti che avrebbero fatto rischiare il collasso della galleria. Parliamo delle solite tragedie di cui poi ciascuno tende a scaricare la responsabilità sugli altri, e invece cittadini informati possono far valere la loro informazione e i loro diritti. Questo è il punto di partenza. E allora vi dico, è vero, il voto al 5 Stelle è un voto impegnativo, è un voto di prospettiva, è un voto diverso rispetto a quello che abbiamo dato fino ad ora, rispetto a quello che probabilmente ciascuno di noi ha dato o rispetto al silenzio. Però quello che tutti noi oggi dobbiamo capire è che chi sta in silenzio, chi decide solo di lamentarsi, chi decide anche di non andare a votare, in quel momento è complice di quel sistema che ha devastato il nostro paese. Non c'è più spazio, non c'è più tempo per il silenzio. E allora ciascuno di noi, come cittadino informato, ha la possibilità di cercare la voce di cittadino all'interno di se stesso. Voi cercate quella voce, trovatela, e noi la porteremo in Parlamento, perché così finalmente sarà il cuore della democrazia di questo paese. Grazie. Chiedo il microfono. Buonasera a tutti, volevo far presente che io sono un invisibile, vi spiego il motivo. Io sono di un alluvionato per quanto riguarda l'Albenia, di Albinia e dintorni. Chiedo a tutte le amministrazioni, e queste qua alla nostra destra in particolar modo, quanto riguarda lo Stato, che in questo momento il governo sappiamo tutti che sta per cadere, di firmare degli atti che noi sono indispensabili per gli aiuti di tutti i cittadini per quanto riguarda all'interno del comune di Orbetello e oltre, perché noi veramente siamo disastrati nell'anima, nel cuore e così i nostri familiari. Ringrazio il Movimento 5 Stelle che mi ha dato la possibilità di parlare. Grazie a tutti. Bene, ti ringrazio a te, perché sono migliaia di queste realtà, io giro l'Italia, ormai è così, questa Italia non c'è più, o troviamo una solidarietà immediata per queste persone. Se lo Stato non si attiva, ci attiveremo ognuno di noi in una parte della propria vita, da parte del proprio lavoro, cercheremo di essere solidari con queste persone. D'altronde cosa dobbiamo fare? Questo paese non c'è più. Adesso c'è una cosa, c'è questo treno che passa, e io sono convinto che se riusciamo a mettere 70, 80, 50, 90, 100 persone dentro il Parlamento, è finita per quella gente. Apriremo il Parlamento come una scatoletta intorno, quindi illumineremo i ladri illuminati non rubano più. Quindi vi faremo sapere dove vanno gli appalti, che cosa vuol dire il comma 7,5 che trasforma il paragrafo 4. Vi diremo dove vanno i soldi, gli amici, le amanti, le donne, vi faremo nomi e cognomi. Ecco perché hanno una paura fottuta, ecco perché non c'è nessun politico oggi che venga in mezzo a voi. Hanno paura di voi e hanno ben donne di aver paura. Basta, noi siamo passati dalla disperazione alla paura. Abbiamo paura persino di cosa ci arriva per posta, abbiamo paura del nostro vicino. Ci stiamo disintegrando socialmente, i nostri rapporti. Adesso la paura nostra deve finire, deve iniziare la loro di paura, perché se mettiamo dentro persone così, per loro è finito. Quindi, signori, un salto nel buio col Movimento 5 Stelle o un suicidio assistito con questa gente che manteniamo da 20 anni. Grazie a tutti, signori. La Maremma Maiala è fantastica, grazie, ciao a tutti. Ecco, cerchiamo dei rappresentanti di lista, cerchiamo i rappresentanti di lista, perché questi non si arrenderanno mai,
ci saranno brogli durante le elezioni, andare nei seggi a controllare, vi prego, è della massima importanza, chi ha piacere, chi ha voglia, si rivolga a Matteo. Dove sei Matteo? Dove sei Matteo? Matteo, ecco Matteo, si rivolgeranno a te, puoi dare un sito, qualcosa, dove? Allora quel banchetto là, per favore, se volete anche lasciare qualcosa per Matteo, magari ha bisogno di tutto, ha una giacchina molto sottile, fa freddo, quindi lì lasciate, abbiamo bisogno di supervisori, di controllori, perché questi non si fermeranno davanti a niente. Un abbraccio veramente di cuore, adesso piano piano, senza dare nell'occhio, andate e spargete il verbo. Ciao a tutti, grazie. Siamo una casta, siamo cittadini.